Andiamo avanti, Morelli, il direttore della Vigor Lamezia. Vincenzo, mi viene da dire, no, che insomma c'è chi si lamenta che magari ha troppi scambi e cioè magari che ne vorrebbe qualcuno nel momento opportuno e non lo riceve, no? Beh, certo, capita, sì. No? Morelli, un a caso, non so se è lui. Buonasera innanzitutto, ma c'è Morelli, sì? Buonasera. Eccolo là, buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera. A tutti, ma per restare in tema calcistico hai fatto un assist. Ho fatto un assist, quindi insomma conferma la cosa, perché ma effettivamente è un ragionamento che avevo fatto pure io in settimana, Vincenzo, è strano vedere degli scambi, tipo la mancanza di uno scambio nella gara, nel derby settimana scorsa tra Vigor Lamezia e San Biase, tra San Biase e Vigor Lamezia. Questo bisognerebbe chiederlo a chi decide queste cose. Morelli. Sì, guarda Antonio, allora, tu lo sai che io non assolutamente non parlo mai degli arbitri, però una domanda qua c'è, sinceramente devo essere sincero, non è che mi posso nascondere. Io una domanda domenica scorsa me la sono fatta, perché non mi sono spiegato lo scambio tra Corigliano, tra Corigliano e Cutro, e non a Vigor Lamezia San Biase, che era un derby insomma abbastanza importante. Ritengo che lo scambio, se c'era una partita che meritava di averlo, era proprio quella nostra. Sì. Nella maniera più sincera possibile, ma era una maniera, una curiosità che avevo, più che altro. Posso rispondere? Sì, no, sì. Posso rispondere a Morelli. Magari si usa, cioè uno scambio dovrebbe essere una certa garanzia in più per alcune partite, perché si presume che quest'abito venga da lontano e quindi non è conosciuto questo e quell'altro. Però è anche vero, Morelli, che abbiamo assistito molte volte negli anni passati a molti che si lamentavano del discorso che non volevano gli scambi, perché pensavano che questi che venivano da fuori e che spendevano tutti questi soldi erano al di sotto degli arbitri che avevamo dentro. Questo giusto è una premessa per far capire questa cosa, no? Certo, poi scusa, ogni partita ha la sua storia. Io racconto quello che vedo e allora, che ho sentito. Allora, io per l'amor di Dio accolgo la tua autorevole riflessione, ma uno scambio, un arbitro che fa gli scambi è un arbitro che, se non mi sbaglio, è neopromosso e quasi approvato in Serie B, quindi dovrebbe essere, secondo me, a livelli migliori rispetto agli altri, o mi sbaglio? Sì, sì, questa è la premessa. Teoricamente sì. Sì, teoricamente sì, però ripeto, ho visto molti arbitri che venivano da fuori, ne ho visto solo uno, guarda, ti posso anche dire chi è stato, e l'ho visto solo una volta, un vero scambio, un vero arbitro, che è Del Rio, che ho visto questo arbitro che mi è rimasto impresso, l'ho visto l'anno scorso, che è un arbitro che penso che arriverà persino in Serie A, al di là del suo nome, Bella questa. No, vabbè, Vincenzo, poi è ovvio che c'è l'eccezione che deve confermare sempre la regola, perché poi ovviamente qua dobbiamo essere tutti quanti coscienti che l'arbitro è una per dire un luogo comune, però è mera e sincera verità, l'arbitro è una persona come tutti gli altri, quindi come un giocatore può sbagliare un rigore, l'arbitro può sbagliare una decisione, questo per l'amor di Dio. Però diciamo che la prerogativa dello scambio è quello di avere più garanzie, uno perché è di fuori, due perché dovrebbe essere a livelli tecnici, cioè avrebbe dovuto meritare quel posto. Quindi direttore, io concordo con lei, quell'errore ci sta. Dottore, direttore, io concordo con lei, sono d'accordo, secondo me la partita Vigor Lamezia San Biase sulla carta, decidendo le cose, era una partita da scambio, poi le altre cose lasciamo da parte. Bene. Va bene. Parliamo della gara di oggi, una gara quasi giocata a scacchi, mi è sembrato di capire, che poi ha dato vita ad una sfida che ha lasciato praticamente i portieri inoperosi, eppure il tasso tecnico in campo era decisamente diverso, no? Tra le due formazioni c'era la paura di perdere da un lato per non complicare la classifica il Reggio Mediterraneo, e dall'altro Vigor Lamezia che chiaramente magari cercava di colpire in contropiede se ha avuto l'opportunità, insomma
coperti a entrambe le squadre, non si poteva ulteriore, perdere ulteriore terreno dalla vetta, no? Morelli. Lo abbiamo perso. Morelli c'è? Sulla 2? Vediamo se riusciamo ad averlo in diretta. Sì, è qua, Morelli. Perfetto, no, no, siamo appena usciti da una galleria, allora mi pare di aver capito la domanda. Sì. Guarda, è stata sì una partita a scacchi, una partita difficile contro una regione mediterranea, a mio parere, specialmente in casa, molto forte. Ha fatto la sua partita, ci ha messo, devo essere sincero, ci ha messo in difficoltà. È stata una partita a scacchi perché il nostro mister ha cambiato un paio di volte il modulo, però diciamo che all'ultimo siamo riusciti con il gol del nuovo arrivo di Antonio Russo a portare a casa di 3 punti che sono ovviamente basilari, sono importantissimi. Ma c'era anche preoccupazione per la finale di Coppa, voglio dire, anche questo aspetto, cerchiamo di controllare la gara, colpire nel momento giusto, evitiamo strafalcioni per non farci male, per insomma arrivare anche bene a questa finale. C'era il pensiero anche questo, presumo. Ma anche questo qui, guarda, io secondo me no, perché diciamo che un giocatore può avere il pensiero alla finale magari il giorno prima della partita, però mentre gioca una partita secondo me pensa a quella partita. Diciamo la verità, che diciamo che davanti abbiamo avuto oggi una Reggio Mediterranea che è stata messa bene in campo e che ci ha creato delle difficoltà, quindi siamo riusciti con una vittoria di misura a portare avanti, a portare questi 3 punti a casa, però il gioco è stato abbastanza equilibrato, sinceramente. Finale di Coppa, lo Scalea si gioca a Rende, tra l'altro serale a partire dalle 19 al Marco Lorenzo, sarà un'atmosfera davvero particolare, da tripla o comunque c'è la possibilità di... cioè la bilancia pende un po' da voi, anche viste le assenze che ci sono in casa Scalea, è importante, addirittura mancano 4 calciatori di spessore. Antonio, non ti sento più. Non gli conviene pronto. Sentire più Morelli, dicevamo, per la finale di Coppa, no? La bilancia pende un po' più verso la Vigo Lamezia, non sente più del tutto, mi sa che è caduta la linea. Adesso sì. La domanda l'ha sentita, Morelli? Allora, mi pare di averla capita anche adesso. Guarda, la finale è una partita secca, quindi secondo me le partite secche sono sempre da tripla. Sì. La cornice, mi pare di aver capito anche questa domanda qui, la cornice secondo me è bellissima, una finale merita secondo me sempre di essere giocata in serale, dove l'atmosfera è completamente diversa rispetto a giocarla in diurno. Poi l'altra, secondo me, l'altra bella cosa è che è di venerdì, sì. Quindi diciamo il giorno dopo è festa, quindi secondo me ci sarà una partecipazione ancora maggiore. Bene, decisamente. Siamo sì. pronti, ci avvicineremo a questa finale con una concentrazione giusta, con la mente sul pezzo e ovviamente di portarla. Vincenzo, per salutare Morelli. Sì, tanto un caro saluto, ci rivedremo sicuramente per la finale, penso, venerdì, però diceva bene Antonio, insomma, uomini come Petrillo, Cezzosimo, Di Giacomo e non mi ricordo l'altro, fanno almeno pendere un pochino la bilancia da parte della Vigor, perché adesso si è rinforzata ulteriormente la squadra lametina, sicuramente con questi nuovi innesti, con questo Russo che già comincia a segnare, quindi sarà un grattacapo per anche la squadra di Vanzetto, ma però è sempre una finale secca, chiaramente, e si esce fuori, entrano in ballo tante altre cose, anche le luci potrebbero entrare in ballo. No, vabbè, entra in ballo Vincenzo, entra in ballo la motivazione, che tu lo sai che in una partita secca fa tanto. Comunque andiamo là, secondo me sarà una bella partita, sarà giocata a viso aperto, quindi ci sarà secondo me da divertirsi.
speriamo che ci sia la cornice giusta, ecco, questo sinceramente lo spero, che ci diano insomma la possibilità di giocare davanti a un pubblico numeroso, che ci sia insomma l'atmosfera giusta per una finale di Coppa Italia. Sì, non mancherà, ragazzi, penso. Mi pare che eravamo ai saluti, eh? Sì, non mancherà sicuramente, un appuntamento importante, quindi non mancherà il pubblico. Sì, siamo ai saluti e agli auguri, Morelli. Allora, se, bravissimo, siamo ai saluti, allora consentimi solo un secondo di vabbè, con voi ce li diamo sicuramente il 23, quindi quasi a ridosso del Natale. E consentimi invece da parte della mia società di dare gli auguri a tutto Stadio Radio e a tutte le altre squadre che stanno giocando questo campionato, secondo me bellissimo, che è quello di quest'anno. Bene, grazie a Morelli, direttore sportivo della Vigor, buona serata e alla prossima.